Certo, il disordine istituzionale, chiamiamolo così, il disordine istituzionale è stata la caratteristica delle prime fasi della pandemia, no? Al punto che a un certo punto noi abbiamo assistito a una sorta di federalismo virale, per cui alcune regioni chiudevano i confini, diciamo, pur non essendo un paese federale, ti ricordi, no? C'era De Luca che chiudeva i confini, quell'altro che li apriva, e è stato un periodo di gigantesco caos. Io spero che questa centralizzazione funzioni. Credo di sì, in linea di massima voglio essere ottimista, diciamo, anche perché, sai, essendo un governo, diciamo, di unità nazionale con una leadership forte che sta tentando un sistema di decentralizzazione decisionale, si sta facendo proprio per evitare quello, no? Cioè è al governo il nord, è al governo il sud, è al governo la destra, è al governo la sinistra, con una leadership forte dovrebbe poi, sai. No, perché Siamo sempre.